Oggi abbiamo presentato Venezia, una enorme opportunità per tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, in primis il territorio ferrarese, essendo ferrarese. Ed è una nuova società di produzione cinematografica, con sede a Roma perché volevamo avere una credibilità a livello nazionale. Siamo partiti dal film sul terremoto dell'Emilia, La notte non fa più paura, 3 anni fa. Abbiamo girato Mirabello, quest'anno siamo arrivati ai Nastri d'Argento, siamo arrivati su Sky Cinema. E quindi sentivamo la necessità, la responsabilità di realizzare una società per produrre le nostre future storie. Infatti siamo già in pre-produzione del nostro primo film targato totalmente controluce, che è il film su Don Giovanni Minzoni, dal titolo provvisorio Oltre la Bufera. Verrà girato nelle città di Mesola e in parte anche di Comacchio e di Ferrari. In questo modo, grazie all'arte cinematografica, valorizziamo il nostro territorio, creiamo indotto economico, creiamo lavoro giovanile e soprattutto creiamo un'opera d'arte che rimane per sempre. Questo il cinema lo può fare. La mission della società può essere suddivisa in 3 punti principali. Il primo punto è la sostenibilità. Vogliamo realizzare dei progetti sostenibili, che non significa low budget o un film dove avevano pochi soldi, un film sostenibile, cioè un film dove si trovano i finanziamenti necessari per realizzare l'opera che andremo a fare. Secondo punto fondamentale è valorizzeremo i giovani talenti usciti dalle scuole di recitazione e di cinema più famose e più importanti d'Italia. Il terzo punto è la territorialità. Il cinema è spesso stato e rimasto a Roma. Noi crediamo invece che un film possa essere girato anche a Mirabello e magari può essere venduto a Sky. E quindi possiamo credere anche che un film può essere girato a Mesola o a Comacchio, come sarà Don Minzoni, e poi portarlo nei cinema e nei festival e sulla Rai o su Sky. Sperando che sia una società piccolina che si è partita adesso, ma che possa essere una delle società più importanti d'Italia, chi lo sa. Thank you.